Ragazzi, allora ho deciso di organizzare una piccola festina di compleanno molto easy. Abbiamo un po' da bere, cose, si sistema da mangiare. Tarantina contadini, qualcuno ha capito il task alla perfezione? Alla perfezione, facci una dress tour. Allora, cestino di signor Vino. Vestito rubato da mia sorella, texano perché i contadini sono americani e fine. Perfetto, perfetto. E allora adesso ci facciamo un drinketto. Davide, sto provando a sbattere qua per farci il burrito più buono della nostra vita. Sarà il migliore assaggiato per i miei 28 anni. Yes, sir. Come ti chiami? Costanza. Che ci fai qua? Non lo so neanche io. È quasi il compleanno di questo soggetto. Quasi il mio compleanno, ragazzi. 28, 28. E adesso dobbiamo cercare il Età di caricatore. Cristo più 5. Ti è piaciuto? Molto. E adesso andiamo a cercare il cavetto, ragazzi. Questo è tipo un confessionale. Quindi se devi sparlare, io questa la lascio qua tutta la sera. Tu vieni Io qua? sono Costanza e questo è il mio primo drink. Che Vediamo non hai appena. neanche in mano. No, l'ho appena finito. Vieni, E ti prendo il cavetto. voglio vedere a fine serata come sono messa. Ho parcheggiato il motorino malissimo. No, sono stata qua due volte nella mia vita. Volte nella tua vita, cos'è che facevi? Una volta mi sono ubriacata malissimo, l'altra volta anche ho quasi anche rischiato la vita perché ero in motorino e sono tornata L'ho con. accompagnata io a casa. Ah, no. Palloncino, spero. No, no, sì, era un Sì, ti ho palloncino, non mi accompagnato a ecco. casa. No, Sì. no. No, io l'ho accompagnato a casa e poi sono tornato qua. Una delle due volte. La seconda volta, quando eravamo solo noi quattro qua, la volta in cui ero con lei in motorino, lei continua a raccontarlo che io le ho fatto rischiare la vita, gne 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 gne, perché Sì. sono passata col rosso. Ero ubriaca, sono passata col rosso. Polizia no, 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 ragazzi, ma questa è pura finzione, eh. cioè in realtà non è A successo. una mia amica, A lei? tempo fa, tempo fu, Tempo come dietro? con fu Wanda, è passata col rosso in motorino con me dietro e tuttora le rinfaccio che mi ha fatto quasi rischiare la vita. Allora, mamma mia, sembro veramente uno di quegli americani che Te l'ho detto. si fa vedere davanti alla tua porta e ti racconta di Gesù. Allora, ragazzi, comunque la serata procede, noi siamo qua con il buon vecchio Jumi. E stiamo svuotando un bicchiere E vuoto. stiamo svuotando un bicchiere vuoto. E adesso ci facciamo un bel bicchierino offerto dalla carissima Elisa, che sta spompando qua per bene con una tecnica di massaggio incredibile. Allora, abbiamo un gambale invernale edizione Gucci 2024, 3600 euro da listino, offerto a 71. Usato e profumato. Pantaloncini da pescatore, un po' il classico pescatore un po' glabro che lo vedi lì in bordo. Perché noi siamo mari e monti, no? Monti mare, quindi siamo Esatto. due in uno. Esatto, poi magliettina nera Ma questa stona un po' per l'outfit, floccata. palesemente comprata a Portavescovo. E Esatto. dopodiché ci vogliamo con Parla, parla. Felco 600. Se voi puntate alla qualità, se voi volete una cosa che dura nel tempo, spendere poco, o meglio, per spendere nel tempo, Felco, sentiamo. Un momento di silenzio. Scusa. E siamo qua a cercare la menta con le signorine, a cogliere la menta. Allora, cosa ne pensi di questa qua? Questa è del tuo giardino, c'è un angolino qua. Questa in realtà, no, non è piperita, però è buonissima. È molto buona, Ti molto piace? buona. Le piace? È molto buona. Ho tirato su un po' di terra anche, oltre alla menta. Vadi, vadi. Guarda che bel mazzolino, Un bello. bel mazzolino bellino. Bello. Per un Allora, euro un euro. 50, così scontissimo da Zara. Pantaloni rubati. Pantalone di paper, no dai, pantalone di qualche anno fa, però mica Esatto, adesso è perfetto. inaccessibile anche quello. Ciabattina. Ciabattina, Birkenstock, quindi di marca, Basica. perfetto. E cappello preso al mare, al Giglio. Siamo sempre sui 50, 1 euro, 50 centesimi, 1 Quindi il euro. totale siamo a 7 euro di outfit. Più o meno. Quella pescaiola, come si chiama? Timberland, scarponi Timberland, 160 euro, pagato 20, probabilmente. Pantaloni wooden, pagati da un'azienda perché facevo le foto e quindi me li sono fatti comprare.
grazie. Maglietta, mi sa, coi buchi, trovata, non lo so, Zara, boh, non lo so. Prezzo? 3 euro. 3 euro. Queste rubate gentilmente in concessione da mio nonno, quindi diciamo 2000 euro di bretelle. Cappello? Cappello. Mamma mia, anche la spiga. L'hai messa a te la spiga, Eli? Sì. Non sono neanche accorto. Cappello, cappello scout in pura seta, siamo sui 6 euro. E niente, quindi ragazzi, noi continuiamo con la serata. Adesso offriremo ai nostri bravissimi ospiti un ottimo contadini, un ottimo mojito preparato artigianalmente. Quindi seguite. 4 mojiti. Dai, su che filmo, facci vedere. Allora, per la preparazione giusta del mojito, noi partiamo da un ottimo lime colto dal giardino di casa mia. Perfetto. Aspetta, permettetemi di salutare Alex. Ciao Davide. Ciao Valentina. Ciao. Davide. Chiamati anche per una social. Buongiorno, bentornati in questo momento confessionale. Questa sera siamo al compleanno del Lori e in occasione di questa di questo speciale momento voglio raccontarvi una storia. La storia di quando il Lori ha provato a braccare Alex. Erano una coppia innamoratissima, sono andati in montagna insieme, era il loro primo appuntamento e quindi insomma si avvicinano sempre di più. Alex per gentilezza trova per lui una coperta che va a trovare su per i monti, bla bla bla. Stanno per arrivare al momento di e che cacchio succede? Che Alex si addormenta, tira una maxi russata e niente, cioè questo Tinder date è andato così, mi spiace, devo dirlo. Adesso cerchiamo Alex per avere conferma della cosa, però aspettatemi. La notte in cui siete andati in montagna, tu gli hai procurato una coperta, vi siete stretti insieme e sul più bello ti sei addormentato e gli hai russato addosso, è vero? E non solo. E cosa è successo poi? C'è stato qualcosa di più, ma sono tutte notizie molto intime che non posso divulgare. Dai, dai, dacci qualche spoilerino. Posso darvi uno spoiler? Lorenzo ha urlato. Ma non... è vero che Lorenzo ha il pollice e ha nero? Anche. Ha il pollice nero? Posso dire che ha il pollicino nero. Non posso aggiungere altro. Vabbè ragazzi, noi vi salutiamo. Alex se la svigna perché dice dopo quello che ho detto meglio Lori, così. Lori, tanti altro. Auguri. Dove vi siete conosciuti e anno? Genio, 21 giorni, anno 2022. No, 22. 22. Insieme non vale ragazzi, è doppio perché ognuno dice la propria, vediamo chi vince. Allora, vabbè, seconda domanda. 2000 avete detto? 22. 22, ok. Allora, Lori, quindi adesso tocca a te, devi dire quando compie gli anni Antonia. Che scozzo che sei. Devo ancora iniziare. Ascolta, io ti invito. Dovessi scegliere la cosa più bella di Lorenzo? La cucina. Ma aspetta, approfondisci la cosa della cucina, perché sa preparare bene i piatti o proprio la cucina? Allora, tutte e due in realtà, sa preparare bene i piatti e ed è una bella cucina. È una bella cucina con un'attenzione ai ragni che li toglie in una quantità industriale. Staccati, ammazzati. Bene. Quindi comunque la sa cucinare bene. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Con questo filtro sei stracchepe. Tanti auguri a Lori. Senti qua. Tanti auguri a te. Vai, ora canta te. Guarda che il filtro mi fa stracripi. Vacca di. Mai usato la Toscana in vita mia? No. Basta. A posto. Tanti auguri a Lorenzo, tanti auguri a te. E
sedia. Ah, sì, ragazzi, sulla sedia. Sedia, sedia. Oh. Oh. No. Ma cos'è? Ma io adoro le tisane. L'abbiamo visto in un tuo vlog. Adoro le tisane. Oh. No. No. Le lingue del trattore. A tema, a tema. Bravi, bravi. Le domeniche sai cosa fare. Mamma mia. Quanti giorni ci metterai? 8 più giorni. Domani in orario di lavoro. Sei da casa a posto? Grazie. Questo è il reparto Lego, da Quinzano. Da Quinzano e Borgo 3. No, Ponte Crenca, no. Brava. Esatto. Dai, ho fatto. Scusa, no, sei stata strabrava. No, non l'avrebbe reso. Ah, che io aspetto la festa nel tuo campo. Anch'io aspetto. Cioè, sei qua per dai, questo. Dai, ma ti ho invitato per questo. Solo per questo. Beh, speriamo che ti stia. Speriamo. Che ci vuole? Sono strati. Questo sì è un vero segno di amicizia. Neanche io. 10% di batteria. E con questa notizia bomba chiudiamo. Grazie. Quindi ragazzi, serata finita, ricordatevi, mettete in piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, numerosi, prossimo vlog, ci vediamo. E per altre info premete in alto a destra. In alto a destra. Holly Bans! No! Sono piedi! E via!